media che continuino a rappresentare la crisi come qualcosa di definitivo e di tragico, è una crisi pesante, ma io credo che l'aggettivo tragico sia assolutamente esagerato. Il Premier chiede agli operatori di... Ingegnere, vuoi qui? Che sorpresa! Peppino, come va? Bene, bene. Ma venite, venite dentro, ingegnere. Ah no, non sono più ingegnere, Peppino. Non siete più? Che volete dire? Voglio dire, Peppi, che da questo momento divento agricoltore, contadino, coltivatore, quello che vuoi, ma non sono più ingegnere. Ma... non capisco. Scusami, Peppino. Pronto? Sì, sono appena arrivato. Il viaggio, tutto bene. Senti, Mirella, te l'ho già detto e te lo ripeto. Io a Milano non torno più. No, non voglio più sentire parlare di aziende, di fabbriche, di altre occasioni di lavoro, chiaro? No, ma insomma... ti sembra bello essere buttato fuori dalla fabbrica dopo 25 anni di lavoro e dopo aver contribuito a farla crescere? No, 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 no. Io ho deciso di tornare alle origini, alle mie origini, e non torno indietro. E tu fa come ti pare. Ciao. Scusami, Peppino, era mia moglie. La signora Mirella sta bene? Ah, sì, lei sì. Non volendo ho ascoltato, c'è forse qualche problema? Sì e no. Non voglio più essere ingegnere. Pepì, da oggi prendo a coltivare la terra. Beh, è la terra dei vostri nonni, è vostra. Ma venite a prendervi qualcosa di fresco. Sì, sì, Peppino, è una buona idea con questo caldo. È così, Peppino, mi hanno licenziato. Licenziato? Sì, licenziato. C'era la crisi, è vero, ma essere buttato fuori così... come una scarpa vecchia, per strada, come un cencio vecchio, essere trattato così io, dopo aver contribuito al suo lancio internazionale, questo Peppino non l'accetto. Mi dispiace di tutto questo. Ci voleva proprio una bella birra fresca, Peppino. È la signora. Mirella non ne vuole sapere di lasciare Milano. Capisco, capisco. Però, Peppino, io so che a Mirella questa campagna piace molto e sono sicuro che verrà di sua spontanea volontà. E vostro figlio? Antonio no, Antonio resta a Milano perché sta all'università. Allora, bentornato a casa, ingegnere. Peppino! Ah, sì. Niente più ingegnere, qui è tutto in ordine. Lo so che è tutto in ordine, tu Peppino sei sempre il migliore. Ma no, io faccio solo il mio lavoro. Beh, ora Peppino saremo in due a lavorare la terra. Ma tu stavi facendo qualcosa? Beh, sì, dovevo andare in città, dovevo andare alla posta, alla ferramenta, alla banca. Ma posso andarci domani, senza problema. No, va pure, a sistemarmi ci penso io. Ma... no, niente va, Peppino, niente va. Come volete? E per il pranzo? Cosa volevi preparare per te, Peppino? Stamattina ho raccolto un po' di rucola e pensavo di... ah, meraviglia, maccheroni, rucola e patate. Peppino, va pure, ci penso io a cucinare. Ti aspetto per il pranzo. Beh, allora, con permesso, io vado un po' di là, eh?
Beh, io vado. Va pure, Peppino. Bella fotografia quella dei vostri nonni, eh? I miei nonni sarebbero felicissimi di sapere che io da oggi continuo il loro lavoro. Può essere che da lassù vedano tutto. Sarebbe proprio bello quel lavoro che mio padre non ha mai voluto fare. Beh, insomma, ognuno deve fare il proprio lavoro. Questo è vero, Peppino. Mio padre si trasferì a Milano e lì mise radici. È lì che siete nato e cresciuto voi. Sì, però ogni estate mio padre mi faceva venire qui dai nonni a passare le vacanze. Lo so, lo so. Bei tempi erano quelli. Mio nonno mi viziava. Mia nonna invece era molto severa, ma sotto sotto aveva un cuore d'oro. Gente di altri tempi. Beh, io vado. Ci vediamo per il pranzo. Guai a te se sali ancora su quella bicicletta. Ma io in bicicletta ci devo andare. Ci sai andare? È per questo che sei caduto, eh? Ma c'era una buca a terra. Ti ho visto portare il manubrio con una sola mano. Guarda, guarda. Madonna, già te ti farei una faccia di schiaffi. Oh, e basta, è soltanto una sbucciatura sul ginocchio. Ma hai visto? Hai visto quando è larga la ferita? E se poi prende infezione? Ma no, è una sciocchezza. Ma tu hai visto quanto sangue c'è? Oh, padre, chi ci dice? Non mi sono tagliato così tante volte a casa mia. A Castet? Qua no, perché io e tuo nonno siamo responsabili di te. E allora basta! Non è più un bambino, Vincenzo! E poi, se non si cresce con i limiti, le sbucciature, le slogature, non si diventa uomini, né si può stare sempre nella babbagia. E poi il nostro Vincenzino somiglia a me e viene forte e buono, è vero? Thank you.
subito dalla macchina! Spegni il motore! Vieni qui, ecco! La macchina poteva partire! Potevi causare un disastro! Ma io so come si guida l'auto! Ma cosa ne sai tu? Potevi andare a fracassarti contro il muro! No, io ho abbassato la frizione e tolto la marcia! Ma non riesce proprio a stare fermo. Enzo, io giudico a patata, hai capito? Io ti faccio venire a prendere. Ma se papà mi ha fatto guidare la sua auto. Ah, e allora è lui che ti vizia. Avanti, vieni a mangiare. Ma prima vatti a lavare le mani, eh? Vincenzo, stamattina sei andato in città, hai comprato i fiammiferi? Ah, oh, è vero, è che se una cosa e l'altra me ne sono proprio dimenticato. Mm. E ora come facciamo? Vuol dire che ci vado ora al bordo, all'altro. Ci vado io con la bicicletta. No, tu sei troppo piccolo per andare. Ma io ci sono già andato. Che hai fatto tu? Tu sei andato al borgo in bicicletta? Sì, 3 volte. Sono arrivato fino alla chiesa e sono tornato. Ah, malandrino! E se cadevi e ti facevi male? E se perdevi la strada? Ma no! Sono 300 metri e c'è un solo sentiero che mi porta. Non si può sbagliare. E non c'è nessun pericolo. Allora posso andarci io a comprare i fiammiferi? Va bene, allora puoi andarci tu. Corro a prendere la bici. A me questa storia che lui si allontana non mi piace. No, ma poi lui deve... Sì, tu te ne esci con sta storia che è cresciuto. Ma è cresciuto, è cresciuto. Eccomi, sono pronto. Questi sono i soldi. Vai dalla tabaccaia, sai dov'è, vero? Sì, ci sono andate così tante volte con la macchina. Bravo, ora compra una scatola di fiammiferi. Su, corri. Vado, ciao. Ciao, ciao. Torna presto. Madonna, speriamo bene. Ma non ti preoccupare, Renzo è in gamba. Ma tu sei il nipote di Mariana e Vincenzo? Sì. E ti mandano solo? Ma tu sei grande oramai, vero? Sono andato in bicicletta. Ah, in bicicletta. Eccoti i fiammiferi. Come ti chiami? Enzo. Ah, Vincenzo come il nonno, ma che bravo. Tieni, 2 caramelle per te. Tieni. Grazie. Ehi, Ometto! Sì? Chiedi a nonna Mariella se ha delle uova fresche da vendermi. Va bene, ce lo dico. E salutami i nonni, eh? Sì, ciao.
bella questa palla. Sì, è bella, è mia. Giochiamo un po'. È tua la bici? Sì, è mia. Se mi fai fare un giro ti faccio giocare con la mia palla. Sai andare in bicicletta? Sì che ci so andare. Va bene, un giro piccolo, devo tornare dai nonni. Hai visto che ci so andare? Come ti chiami tu? Teresina. E tu? Enzo. Tu non sei di qua, vero? No, io sto dai nonni. Ah. Vuoi una caramella? Grazie. È buona, vero? Sì che è buona, però a me piacciono di più i gelati. Anche a me piacciono i gelati. Io vado, i nonni mi aspettano. Ciao. Vai, ciao. Ciao. Io a quest'ora sto sempre qui a giocare con la palla. Ah, sì, va bene. Vincenzino! La nonna manda queste uova. Ah, sei decisa a vendere qualche uovo. Sai, erano mesi che non ne voleva vendere più. Diceva che le servivano tutte. Ah, 4 uova, bene, mi servono tutte. Sono sempre allo stesso prezzo, vero? Non lo so. Ma sì. Tieni. Queste portala alla nonna. Sì, li porto alla nonna. Ciao!
vedere. Bugiardo! Dammi queste uova! Esci da me! Mi devi dire cosa ne facevi delle uova, eh? Io me le bevevo! Te le bevevi? Dimmi la verità, che non è... Dimmi la verità! Ehi, ma che succede qua? Era lui che mi prendeva le uova, lo sai? E io che volevo ammazzare le galline. Forza, dai, racconta. Tu disgraziatil. Mi devi dire cosa te ne facevi delle uova. Me lo devi dire. Io. So io cosa se ne facevo delle uova. So io, vengo ora dal borgo. E parecchia gente ha visto. Ha visto. Visto? Visto che cosa? Te lo dicevo. Che il nostro Enzo era un ometto, tutto suo nonno, tutto suo nonno. Che profumo! Una buona macinata di pepe. Tieni. Fatto! Buon appetito! Buon appetito, Peppino!